a Venditalia 2018, un esordio in qualità di espositrice, c'è la Custom SPA, un'azienda italiana leader nel segmento delle stampanti, e siamo in compagnia di Maurizio Bertoldi, il suo responsabile commerciale. Maurizio, bentornato, perché tu sei già venuto dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Raccontaci perché intanto siete qui. Ciao Fabio e ciao a tutti, siamo esordienti a Venditalia per la prima volta come custom, perché abbiamo portato queste soluzioni di realtà aumentata, soluzioni software che stiamo proponendo con successo negli altri nostri mercati tradizionali, il mercato del retail, il mercato dell'aviation, il mondo aeroportuale, il mercato dell'industria, dell'OM, e per la prima volta siamo qua a Venditalia con questa proposta molto innovativa, a nostro avviso, per questo mercato, a proporlo anche nel mondo del vending. Tu tra le mani hai qualcosa che è familiare, che cos'è? Questo è l'altro prodotto che proponiamo qua in fiera, è uno smartphone rugged, quindi adatto per i gestori, per i caricatori, per poter fare la gestione e il carico delle macchine. È un oggetto industriale con un grado di P67, con un lettore di barcode e di un lettore contactless di modulo NFC, e lo stiamo proponendo anche qui nel vending, dopo che con successo abbiamo proposto negli altri nostri mercati. A chi è diretto? È diretto al gestore, è diretto a chi ha necessità di avere un operatore in mobilità, di avere un oggetto professionale con un grado di protezione importante, una lunga durata della batteria, insomma un oggetto da usare tutti i giorni con continuità. Ma è uno di quegli oggetti che poi dopo 3 mesi vanno gettati perché fanno una brutta fine? Noi custom opera nel mondo industriale, quindi questi sono oggetti che noi garantiamo nella manutenzione, garantiamo nella durata e garantiamo nell'affidabilità. L'abbiamo scelto tra tanti, l'abbiamo personalizzato e lo manteniamo e lo gestiamo noi in toto. Questo è uno degli articoli che voi andate a presentare, ma quali sono gli altri? Gli altri articoli che abbiamo presentato sono, oltre alle soluzioni di realtà aumentata che poi ti facciamo vedere, abbiamo portato delle nostre stampanti da chiosco che sono qui presenti, che trovano anche applicazione nell'ambito vending, e altre soluzioni sono legate al mondo del retail che dopo ti faccio vedere. Maurizio, cos'è la vending experience con la realtà aumentata? Ecco, una realtà nuova che può avere l'utente davanti alla vending machine, si interfaccia attraverso il suo smartphone inquadrando i prodotti della vending machine, e da qui scaturiscono una serie di contenuti, di foto, di video, con cui a livello emozionale il prodotto stesso si racconta di più al consumatore. Poi diamo delle informazioni sul contenuto dei prodotti, gli allergeni, se un prodotto che può avere del glutine, un prodotto vegano, tutta una serie di informazioni che creiamo e che possiamo trasmettere all'utente. Da qui possiamo poi interagire con la vending machine per partire anche con l'acquisto stesso del prodotto che abbiamo scelto, che stiamo visionando. Quindi non più un semplice acquisto di impulso, ma un acquisto di impulso ma ragionato attraverso una serie di informazioni che fanno tanto comodo al consumatore, che possono arricchire e dare più informazioni soprattutto a noi consumatori, ma che possono anche al gestore stesso permettere di veicolare la pubblicità e veicolare magari i prodotti in quel preciso istante attraverso un pannello da lui completamente modificabile. Poco fa hai detto sono alcuni mesi che noi siamo entrati nel mondo della distribuzione automatica in modo molto umile, stiamo avendo un po' di risultati, eppure che per quanto ho capito vi siete molto ben addentrati con i prodotti di nicchia. Sì, stiamo cercando di trovare il nostro spazio e di proporre qualcosa di nuovo, di innovativo, che già non fosse presente nel mercato del vending. Sicuramente non è semplice, occorrerà un po' di tempo, ma crediamo di aver intrapreso una strada giusta e Venditalia, la fiera, ci sta dando riscontro di questo. Maurizio, grazie, saluta gli amici che sono dall'altra parte e che magari non hanno avuto l'opportunità di venire allo stand di Custom nel corso di Venditalia 2018, perché non sono proprio
venuti qui a Milano oppure non hanno avuto l'opportunità di girare tutto il percorso della fiera. Bene, ciao a tutti, vi aspettiamo comunque sui nostri canali internet o LinkedIn per le prossime novità. E spieghiamo anche a chi desidera entrare in contatto con voi in che modo poterlo fare. C'è un indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per ricevere maggiori informazioni senza alcun impegno? Certo, c'è il nostro sito internet che è www.custom.it, ci sono le nostre pagine Facebook, le nostre pagine LinkedIn e siamo comunque contattati su tutti i social. Bene, grazie Maurizio. Grazie a te Fabio, ciao a tutti. Amici, non andate via, noi continuiamo, tante altre novità ci aspettano qui a Venditalia 2018.